Io mi sono arreso personalmente. Non... Speriamo che la situazione resti tranquilla. Esasperazione e rassegnazione è lo stato d'animo dei cittadini italiani della piccola frazione di Fernetti, a ridosso del confine italo-sloveno sull'altopiano carsico che sovrasta il Golfo di Trieste. Qui i residenti sono 62, i richiedenti asilo 129, due migranti al prezzo di un residente. Altro che 2,5 ogni 1000 abitanti, come previsto dall'intesa tra l'Associazione dei Comuni Italiani e il Viminale siglata a dicembre 2016. O meglio, l'inghippo c'è e si vede, perché l'intera popolazione del comune di Morropino, di cui Fernetti fa parte, consta di 885 residenti. Ma Morropino e Fernetti sono distanti alcuni chilometri. Il primo è un tipico borgo carsico con tante ville, il secondo è una realtà fatta di poche case, del grande autoporto per i mezzi pesanti che giungono dall'est Europa, di un hotel, di un bar e un paio di negozi a ridosso del confine. E qui vivono 62 persone, circondate dal contingente di migranti distribuito fra l'hotel Transilvania e un'ex caserma della Guardia di Finanza opportunamente ristrutturata e oggi chiamata Casa Malala. 129 soggetti liberi di uscire, di muoversi, di prendere l'autobus che collega questa zona al centro città. Di lamentele ce ne sono parecchio, direi in tutti i sensi, perché la gente si sente appunto abbastanza oppressa, anche soltanto ad utilizzare i mezzi pubblici c'è un disagio, soprattutto degli anziani, perché questi sono tutti giovani e si comportano in un certo modo dove che noi non siamo abituati. Ad appesantire la situazione contribuiscono notizie di eventi criminosi a carico dei richiedenti asilo che non sono circoscritti al centro di Trieste, ma vengono segnalati con fin troppa frequenza anche nelle periferie e sull'altopiano.